Ehi, la ciurma, io sono Mazzetta Serie, eccoci qui con il nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora, dobbiamo recuperare il trofeo. Va bene. Perché sono solo 4 poi gli altri? Dove cavolo sono? Scusami. Lui è là, lui è là, lui è là, lui è là. E gli altri due? Ah, sono qua sopra. Va bene. Ma in realtà Yuria la metterei qua sopra. Ah no, ma c'è già un arciere, allora niente. Vado così. Mi hanno scoperto, ops. Deve scappare, ma da che lato? Ah, da laggiù, ok. Abbiamo quello che incita. No, è lui! Quick shot, riusciamo, proviamo. Ah, l'ha seccato col primo, va bene. Andare su questa. Bueno. Là sotto, allora. Questo è lo scudo, per cui... non ci arriviamo con nessuno. Mettiamo però magari un princeps buono questo a tankare. Questo lo facciamo muovere di qua invece. E gli altri li faccio correre in questa direzione. Yuri da qua vede qualcuno? No, non vedrà mai nessuno Yuri praticamente. Facciamo così, dai. Aia. Ah! Ce n'è uno anche laggiù, porca miseria. Au. Oh, tizio sarebbe buona idea che scappasse. La trigger un attacco d'opportunità se gli passa accanto, mi sa. Allora, tu riesci per caso a... Ah, uno solo gli ha fatto, perché? Gli hanno rubato le azioni a lui? Perché non può fare niente? Ah, mi ha disarmato, capperi. Quello non lo vede. Dai, tutti e due. Ma sei ridicola.
Mi sa che abbiamo sbagliato un po' tutto, comunque, in questa situazione. Speriamo nel critico. E invece. Nessuno degli oggetti tattici, no. Ah, ma no, quello è caduto. Che cazzo? Com'è che è caduto l'altro? Aia. Ah, capperi. Cavolo, 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 cavolo. Ah, ok, è andato dall'altra parte per fortuna. Ok, niente. Tu scappa, please. Tu che hai il trofeo. Ah no, questo sta parando tutto. Qua però mi sciolgono Yulia Kalida, mi sa. Sì, mi prendo l'attacco d'opportunità se faccio robe con questo. Ottimo, brava Giulia. Posso provare un quick shot? Ma non volevo farlo sempre su quella, vabbè. Chi è anche che ha ancora delle azioni? Lui, ma... No, infatti non gli ha fatto niente. Questo ha ancora delle azioni. Però non arriva a quell'altro tizio. Lo so che ho dei turni ancora. Aia. Aia. Spero che lui basti scappare. Se lui scappa siamo a posto, dobbiamo scappare con tutti. No, ok. Ottimo. Cioè, potevamo seccarne qualcuno in più, forse, ma... Chi sta aspettando? Ok. Ce n'erano altri in giro? Solo quei due abbiamo tirato giù? Forse sì. Vabbè. No problem. Ah no, c'è un forziere qua sopra. C'è altra roba in giro? No, forse è l'unico. Però è buona cosa non lasciarlo là.
Va bene, dai, prendiamo i cavalli che sono qua, che sono più vicini. E ce ne andiamo. Vabbè, 10 minuti, questo non è durato troppo. Cosa che abbiamo qua? Party management. Ah, ok, la roba nuova. Va bene. Ma Lucius Fabius? E 4 a noi o è il tizio che mi ha lasciato a casa? Domanda. Adesso vediamo un attimo nell'outpost che dice. Nell'outpost management. Sector Conquered. Perché abbiamo rubato il trofeo. No, outpost. C'è il tizio. Ah, ma ne abbiamo un altro? Sì, ne abbiamo un altro ferito. Ah. Ah, questa zona qua fa parte della stessa zona? Ok, ma... Ci dà dei soldi in cambio di schiavi? No, non voglio. Questa invece cosa che ci dà? Sempre dei soldi. Ok, farei Iron Mine prima. E qua ci serve, in realtà ci serve anche la Tannery. E intanto andiamo là a lasciare il tizio malato. Garrison at outpost. What? Non so cosa intendesse, vabbè. Tactical items. Sarebbe più comodo averne di più, forse, di tactical items, effettivamente. Oh, abbiamo di nuovo acqua. No, non dobbiamo andare per forza là. È outpost management, possiamo farlo anche da qua. No, outpost management, sorry. Dobbiamo metterlo in dispensary. All'altro mancano ancora 24 ore, ok. Replenish the tactical items, li ha replenishati probabilmente. Upgrades, abbiamo il bath, ma non vogliamo fare il bath, ma noi vogliamo fare armory o al massimo palisade. Palisade costa un lumbermill. Questo costa un iron mine e una tannery. Ma noi abbiamo esattamente un iron mine e una tannery, ottimo. E qua ci costerà... Level 1 battle stratagems. Fico. Forse dobbiamo prendere un tizio nuovo. Uno o due tizi nuovi. Quelli sono in missione. Chi prendiamo? Ah, guarda questo com'è bravo. Ah no. Infantry scout. Ok. Sono medico first aid. Questo è un architetto. Crafty. Questo è uno scavenger per i... Ah, questo è buono per i bagni.
per il workshop. Dai, prendiamo questo allora. Fire. E prendiamo anche. Boh, questo. Che non si sa mai. Ah, però ci costa un sacco di soldi, eh? No, no, no. Salve, Domini. Va bene, dai, fatto tutto. Lasciamo i tizi qua a curarsi. Tanto comunque dovremmo aspettare la legione che prenda le robe, poi per mandarla da un'altra parte, fare le altre robe, tutte cose. Forse avremmo dovuto farlo effettivamente in parallelo, ma a saperlo che era obbligatorio mandare la legione a fare queste robe alla Risico. Ok, abbiamo la Iron Mine. La Tannery ci costa 5 schiavi, ma ci serve. Ma tra l'altro questa è. Si può fare di nuovo, boh. Penso di sì, ma non adesso, magari. Andiamo a. A esplorare in là, intanto. Una cava sottomarina. Beautiful lake attracts the attention of your wary Praetorians. The fresh water is crystal clear and home to myriad different species of fish, most of which you have never before seen. The water looks inviting, but there are strange bubbles rising from the depths. Your people think this would be a good place to make camp. Va bene. The bubble, ok, sono una corrente sottomarina. C'è qualcosa di sbrilluccicoso. Proviamo a mandare uno dei pretoriani a nuotare, tipo questo qua che è nuovo. Metellus jumps into the water and starts swimming towards the underwater cave. You find it difficult to judge the distance, and it seems to be taking him an awfully long time. But to everyone's relief, Metellus finally reappears above the surface, triumphantly holding a big metallic crystal above his head while he leaves for breath. Ok, quindi abbiamo preso che cosa? Boop. Inventario c'è. Vabbè, non lo so. Forse dei soldi ci ha dato. Ah, non abbiamo abbastanza schiavi per far quello. Un messaggero del nemico, cavolo, vuol dire che stanno arrivando. No, aspettiamo l'attacco, tanto. Ah, no, Misia? Aspetta, aspetta, aspetta. No. 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 Cavolo, voglio muovere la legione è qua. Ah, ma no, la legge Victrix, questa è la prima italica. Ah, è quella di Metello. Di culo. Va bene. Non è un problema allora. Cioè, deve essere la difende lui. Boh, sembra che non posso neanche fare niente io in questo momento. Speriamo.
No, questo è quello dove eravamo andati l'altra volta, ma non ci sono tipo dei... un osservatorio per vederlo. Ah, eccolo. Spero che lui sia in grado di difendersi allora. Tra l'altro noi non possiamo comprare degli schiavi in questo momento, no? Per far quello intanto, no. Ma cos'è che abbiamo? Degli hunting grounds di nuovo. Dramatic twist. As you approach one of the larger towns in this region, you find yourself sharing the road with a small group of Greeks. They give you and your heavily armored Praetorian wide berth, yet you cannot help but listen in as they chat excitedly about their purpose of their journey. It transpires that this group is headed into town to see a new play written by a famous poet and performed by a well-liked local troupe. Play that has been sponsored by Mithridates, and is intended to glorify the great king of Pontus. Sinarost, who has been translating local dialect for you, warns you of the power of theater and suggests that such play could be part of why Mithridates enjoy widespread support among the population of Asia Minor. Perhaps your old service put forth, it might be worth paying a visit to this poet. Va bene. Quanto mi costerebbe farti cambiare idea? Allora, calmi. Ah, gliel'ha commissionata Mitridate, quindi non può sfidare il re. Va bene, lascia stare allora. Detto questo, anche per questo episodio è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per il video l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.